Prima vittoria stagionale per il Lecce che ha inguaiato la Paganese espugnando il Marcello Torre abbandonando l'ultimo posto in classifica. Con la rete messa a segno nella ripresa da Dumbia, infatti i salentini hanno fatto un notevole balzo in avanti superando proprio gli azzurrossellati rimasti a quota 3, oltre che il Barletta che osservava un turno di riposo e la Nocerina superata in casa dal Catanzaro in una surreale gara a porte chiuse. A fare la partita sono stati soprattutto i giallorossi allenati da Franco Lerda, mentre la Paganese praticamente non ha mai impensierito Perucchini. La squadra salentina ha subito sfiorato la rete al quinto con Perrotta che ha salvato sulla linea. Intorno al diciottesimo è stato invece Sacilotto ad impegnare di testa Volturo che aveva sostituito Sveutkauskas impegnato in nazionale. Lecce ancora in avanti al 22esimo e poi al 31esimo con una discesa sulla sinistra che ha costretto Volturo alla rispinta. 0-0 nell'intervallo, nella ripresa la musica non è cambiata. Lecce bravo a controllare la sfera, a lanciarsi in avanti alla ricerca del pari e Paganese in evidente difficoltà. Nonostante ciò, i primi minuti hanno offerto finalmente un po' di gloria anche ai giocatori di casa che hanno cercato di capitalizzare un contropiede senza riuscirci, mentre al 53esimo è stato Novotny ad impegnare Perucchini costretto ad intervenire di piede. Pronta la risposta del Lecce con Beretta che due minuti più tardi ha messo sul fondo. A quel punto Lerda ha cercato di cambiare la squadra nel tentativo di centrare l'intera posta in palio, avendo capito le incertezze dei padroni di casa. Fuori Novotny, quasi mai determinante, e Sacilotto, al loro posto Cioffi e Zigoni. Il gol vittoria dei salentini è giunto al 35esimo con Dumbia che dalla distanza prima ha centrato la traversa e quindi al ritorno del pallone ha ribadito in rete approfittando di una difesa della Paganese praticamente immobile. Partita non bella quindi ma sfruttata appieno dal Lecce, finalmente vittorioso, mentre per la Paganese la situazione di classifica è ulteriormente peggiorata con fischi sonori per squadra e tecnico al 90esimo.